Salve, sono Attilio Quintili e vi parlo qui dal mio studio di Deruta. La pillola di oggi è dedicata ai vari tipi di ceramica e come saperli riconoscere. Ricapitolando, abbiamo parlato dell'argilla, che è la materia prima in tutte le sue declinazioni, che vanno dall'argilla rossa per maiolica alla porcellana, passando per le terraie, i refrattari e i gres. Ogni tipo di materia, come quella appena descritte, opportunamente manipolate e trasformate a caldo attraverso il calore, diventano ceramica. Vediamo ora come riconoscere i vari tipi di ceramica attraverso un metodo semplice ed immediato. Tre sono i parametri per classificare la maggior parte, se non tutte, le varie tipologie di ceramica. Il primo, una ceramica si può classificare secondo il tipo di impasto, bianco o colorato. Secondo, una ceramica si può definire a seconda dell'impasto, se poroso o compatto. Terzo parametro, una ceramica può avere o meno un rivestimento. Ora vi mostrerò alcune fra le principali tipologie di ceramica. Questa ceramica, il cui impasto è colorato, è un impasto poroso e non ha un rivestimento. Si chiama terracotta. Questa ceramica, il cui impasto è colorato, è poroso. C'è un rivestimento di smalto, poi decorato. Fissato con un secondo fuoco a circa 920 gradi di temperatura, si chiama maiolica o faenza. Questa è una terraia, cioè una ceramica, il cui impasto è di colore bianco, è poroso. Può avere o meno un rivestimento vetroso. Questo è un gres, cioè una ceramica il cui impasto è colorato, compatto, a seconda della tipologia di rivestimento, che può essere una vetrina o uno smalto, si procede con ulteriori classificazioni. Infine, la porcellana, cioè una ceramica il cui impasto è di colore bianco, è compatto e non poroso, può avere o meno un rivestimento. Personalmente preferisco senza rivestimento, però a seconda del tipo di rivestimento si procede ad ulteriori classificazioni. Con un po' di allenamento e conoscenza dei materiali non è complicato classificare la maggior parte delle ceramiche, almeno le principali. Tra tutte le ceramiche, quella della maiolica è la tipologia di ceramica di cui vi parlerò nei prossimi video, perché è quella che conosco meglio e rappresenta la tradizione di Deruta, il paese dove vivo e lavoro. Spero di avervi aiutato a fare un po' di chiarezza sulle varie tipologie di ceramica. Ci vediamo al prossimo video. State sani!